Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi 10 giorni di dieta. La mia colazione è sempre la stessa: 3 gallette con marmellata, latte e caffè. Quindi adesso vado a mangiare e ci vediamo dopo per lo spuntino. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Vi piace il mio nuovo look? Sto provando questi filtri nuovi che sono veramente carini. Siccome ho delle occhiaie pessime, ho detto adesso mi metto un paio di occhiali molto chic. Allora, ragazzi, oggi vado dal parrucchiere, vado ad aggiustare questa mia chioma un po' esaurita. Aspettate che tolgo il filtro perché non sembro seria. Eccomi qui. Allora, dicevo, buongiorno, oggi vado dal parrucchiere, vado a sperimentare un nuovo parrucchiere. Io non vado quasi mai in realtà. Però ogni tanto ho bisogno di un restauro, anche perché i capelli adesso vanno da soli, quindi aggiusterò un po' il taglio. Niente di che, la tinta me la farò io perché voglio rifarmi la tinta nera. Ora vediamo, settimana prossima penso che mi rifarò la tinta. Niente, abbiamo fatto colazione, la solita. Adesso aspetto mia sorella che arriva, così andiamo. Ci siamo pesate stamattina, tutte abbastanza contente. Purtroppo non ha perso peso, qualcuno ha perso poco, chi di più, chi di meno. Comunque siamo tutte contente. Non fa niente, continuate, non vi fermate proprio ora, perché se ci fermiamo ai primi ostacoli non si va più avanti. Ieri sono stata contenta delle parole che mi avete detto dopo il mio sfogo. Ma in fin dei conti avete ragione, chi se ne frega di chi mi critica, ormai mi sono messa in gioco e giochiamo. Si va avanti, non mi interessa di dare sfogo alle frustrazioni degli altri. Ho detto giusto? Quindi fate quello che volete, offendete, criticate, ma non mi interessa niente. Mangio le gallette, mangio le gallette, sto dimagrendo lo stesso. Qual è il tuo problema? Nessuno, non te ne deve fregare. Va bene, comunque chiudiamo questa parentesi perché non mi voglio innervosire. Oggi sono abbastanza tranquilla, non mi voglio innervosire, voglio passare una bella giornata. E detto questo, allora io ora vi lascio perché mi vado a restaurare e ci vediamo più tardi. Vi faccio vedere come uscirò, non lo so, spero bene. Ci vediamo più tardi per lo spuntino, ovviamente. Allora, noi stiamo andando dal fantastico parrucchiere Cina Style. Speriamo di uscire meglio del E vi prima. faremo vedere il dopo. Questo è il primo indecente, vi faremo vedere il dopo. Allora, siamo tornati a casa Così, e voilà, taglio questo è il look. giappo cinese effettuato. Adesso ci vuole un po' di trucco, però. Beh, sì. Nulla, lo spuntino l'abbiamo saltato, stiamo morendo di fame. Oggi vado a mangiare a casa sua, quindi da mia madre, e poi vi faccio vedere dopo. Comunque un pranzo Un pranzo, semplicissimo, sì. il panino con crudo e vediamo un po' qualche Verdure, verdura, penso insalata. un'insalatona. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sono tornata a casa, ho mangiato a casa dei miei, non ho ripreso nulla perché praticamente ho mangiato comunque il crudo con la solita insalata che faccio io, con un finocchio e pomodorini, quindi niente di particolare, vi lascio la foto. Nulla, adesso è primo pomeriggio, quindi ancora presto per lo spuntino, ancora non so cosa mangerò. Comunque una giornata noiosa, nel senso non mangio niente di particolare, però vi farò vedere lo stesso. E poi stasera nella dieta c'è prevista la ricotta, non so se mangerò la giuncata, no, la giuncata, come si chiama? La robiola. Oppure un altro formaggio, poi vi farò vedere con un po' di verdure E nulla, questo è vicino. tutto. Quindi adesso sicuramente ci alleniamo un pochettino, andiamo a fare un po' di pesetti e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sono le 19, ho una fame assurda, mangerò uno yogurt alla ciliegia, questo della Granarolo, e quattro mandorle. Nulla, purtroppo oggi ho fatto una live, ma che ho dovuto cancellare per alcuni problemi che sono sorti dopo, e quindi domani poi ne farò un'altra. Che dire, comunque sono contenta, lo stesso che eravamo in tante nella live, mi avete ascoltato, mi avete fatto domande, curiosità, eccetera, eccetera, quindi sono contenta. In realtà stasera dovrei fare il cavolfiore, ma non ho tanta voglia, però mi tocca farlo perché non so altrimenti cosa fare. Ho le verdure grigliate, però penso di preferire il cavolfiore, quindi tra un po' faccio lo spuntino e vi faccio vedere come lo preparo per stasera. E vicino mangerò il formaggio spalmabile, o faccio un piatto unico. Adesso vediamo un attimino cosa mi viene in mente per mangiare qualcosa di diverso e gustoso. Io continuo il mio spuntino, mandorle,
Buonissime. Sto usando queste mandorle pelate al naturale. C'è scritto alto contenuto di vitamina E. Quindi mi raccomando, mangiate la frutta secca che fa tanto bene. Anche due mandorle al giorno, tre, due noci, qualsiasi cosa va bene. Anche il cocco essiccato, non l'ho mai mangiato in verità. Se trovo qualcosina devo prendere. Sapete, tutte quelle bustine che fanno miste, quegli snack essiccati, devo provare qualcosina. La mela l'ho già provata ed è buona. Devo comprare qualcosina in modo da fare qualcosa di misto, cioè fare un po' di merende diverse, non sempre le stesse. Va bene, io continuo il mio spuntino e ci vediamo dopo. Allora, alla fine per stasera ho deciso di fare il cavolfiore, quindi l'ho pulito e adesso lo vado a cuocere in acqua, senza nulla all'interno. Voi se volete potete mettere anche del pomodoro, del prezzemolo, insomma, come lo preferite. Allora, purtroppo la bimba non mi ha dato tregua, quindi non sono riuscita a farlo al forno come volevo, però vi prometto che la settimana prossima vi faccio vedere come lo preparo al forno. Adesso lo vado a schiacciare, lo condisco e me lo mangio così, con a fianco praticamente il formaggio spalmabile.